Diamo il benvenuto oggi qui a Lugo Ronchi al nuovo allenatore della terza categoria GS Robur 1919, Piercarlo De Micheli. Ben arrivato, mister. Grazie e buongiorno a tutti. Il mister oggi si radunerà assieme alla Rosa, composta da numerosi ragazzi che per la prima volta solcheranno questo campo con il nome GS Robur 1919 e si iscriveranno alla terza categoria FIGC. Ci racconti qualcosa di questa rosa? Allora, è una rosa sicuramente giovane, con alcuni innesti di esperienza. È una rosa che in parte conosco, quindi posso assicurare che sono ragazzi seri, sono ragazzi che si impegnano, calcisticamente validi. Niente, è un'esperienza nuova anche per noi, siamo felicissimi dell'accoglienza avuta qui dalla dirigenza della GS Robur e speriamo di poter cambiare sul campo la fiducia che ci è stata data. È un progetto comunque innovativo, è un progetto comunque che guarda all'aspetto formativo, che è un punto fondamentale che si è data questa nuova società, la GS Robur. E quali sono i vostri obiettivi quest'anno? Allora, l'obiettivo principale è, essendo appunto il primo anno che siamo qui ospiti, è quello di rendere orgogliosa la società della nostra presenza, è quella di fare un campionato dignitoso ed è quello anche di rispettare i principi del fair play e di fare una buona classifica appunto di fair play a fine anno. Quale sarà la prima occasione per assistere a una prova ufficiale di questa nuova compagine? Sì, abbiamo voluto iscriverci anche alla Coppa Lombardia perché appunto avendo tanti ragazzi è giusto anche dare possibilità di giocare a tutti e il primo impegno ufficiale è giovedì 7 settembre qui a Lugo Ronchi alle 20:30 contro l'Azzurra Locate Varesino. E appunto per quanto riguarda la Coppa Lombardia, quali sono gli obiettivi, a cosa si punta, a cosa si vuole ottenere o se magari viene usata semplicemente per un rodaggio della squadra? No, diciamo che parlare di obiettivo in Coppa è sempre difficile perché c'è una grossa componente fortuna, nel senso che la partita singola ci vuole anche un aiuto della bendata, però sicuramente ci teniamo, non andiamo certo a fare un amichevole, andiamo per giocarci le nostre partite. De Martino Emanuele, 1988. Arrivo da Robur Saronno Marnate come secondo allenatore. Sono Alessio Marano, classe 91, sono un esterno e vengo dall'Airoldi. Paolo Terruzzi, 93, difensore centrale e vengo da Ro. Sono Porcaro Nicolas, sono del 1995, vengo da Turate e sono un esterno centrocampista. Sono Nabil Suaf, sono del 99. Vengo dalla Bollatese di Bollate e sono un esterno centrocampista, anche un terzino destro. Ciao a tutti, sono Mattia Crippa, sono un ragazzo del 1998, vengo da Rovellasca e sono un difensore centrale terzino. Sono Riccardo Neri, 1999, difensore e vengo dalla Robur Saronno. Ciao, sono Giannes Basilico, sono del 95. Vengo da Curitiba, sotto Brasile, sotto San Paolo, e il mio ruolo è fascia destro oppure terzino. Il mio nome è Luca De Mattia, sono un ragazzo dell'anno nato nel 1999, e il mio ruolo è un attaccante e provengo da Luboldese. Fabio Lazzarin, 1988, difensore, provengo dalla Rovellese. Loris De Micheli, 1994, ruolo centrocampista e vengo dal Saronno Robur Marnate. Zoppellaro Luca, centrocampista centrale, arrivo dalla Salus e sono dell'88. Monti Lorenzo, classe 1997, difensore centrale terzino, US Rovellese. Lorenzo Porceddu, 1989, centrocampista Rescalda. Peverelli Matteo, 1997, esterno alto, Amo Sportiva. De Martino Roberto, 94, ruolo difensore, vengo dalla GS Robur Marnate, Saronno. Ferdinando Silipo, 1995, terzino, proveniente da Cantalupo. Felice Baldassarre, 1990, centrocampista, Saronno Robur Marnate.